Ultime 36 bustine di Pokémon Fiamme Oscure per tentare la caccia all'Eternatus VMAX Hyper. Con queste arriviamo a 140 bustine, ma se questo video dovesse arrivare a 7000 mi piace, prossima settimana raggiungiamo i 200 pacchetti. E se anche voi volete tentare questa caccia al Charizard VMAX e Eternatus VMAX Hyper, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i prodotti di Fiamme Oscure, dove ovviamente sul Federic Store. Per chi ancora non l'ha capito, c'è la promozione 2 bustine al prezzo di una. Questo vuol dire che se ne comprate 36 ricevete un box gratis. Non ce la faccio più a dirvelo. Se siete nuovi, sconto del 5% inserendo al momento dell'acquisto il codice Federic. Detto questo, io vi auguro una buona visione con queste ultime 36 bustine. Quanto belle, bellissime! Voglio ricordare che se non avessimo trovato il Charizard VMAX nel set allenatore fuori classe di Eternatus, in 140 bustine non l'avremmo trovato. Finora non è uscito dai blister, quindi può essere che si nasconda proprio in queste bustine? Raddoppiamo il Charizard? Beh, non è da escluderlo, eh. E dato che continuate a domandarmi come io abbia fatto a ottenere il display da 36 bustine di Fiamme Oscure, nelle schede di questo video vi lascio il primo video spacchettamento di Fiamme Oscure che ho fatto. Lì ho spiegato tutto su questo display, che tengo qua perché è bellissimo. Prima bustina! Allora, innanzitutto i codici li regalo sempre, quindi i più veloci li riscattano. Dato che comunque ormai le carte singole le avete viste tutte, mi permettete di andare direttamente alla fine? Almeno su alcune bustine, dai, perché sennò mi viene un video da 30 minuti dove praticamente vi mostro le stesse carte. Qualche anno fa, quando aprivo soltanto uno o due box su YouTube, ci stava a mostrarvi ogni singola carta, ma dopo aver fatto praticamente tutti questi pack opening di fila in una settimana, secondo me andare direttamente alle ultime due carte è meglio. Hippopotas e un Tivol. Madonna, questo Pokémon mi perseguita. Dai, le prime 10 bustine le apriamo così. Codicino 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allora, finora di carte doppie abbiamo trovato soltanto il Crobat. Di Crobat, se non erro, ne abbiamo trovati 3. Mentre qualche giorno fa abbiamo trovato la doppia Gold. Ma vi rendete conto? Ultra Shiny più Gold, quindi siamo stati abbastanza fortunati, soprattutto perché non abbiamo trovato VMAX doppie e l'unica che vorrei trovare doppia di VMAX è solo Charizard. Penso che trovare un Charizard doppio VMAX sia veramente la sculata del secolo, ma mai dire mai. Tyranitar Reverse, bello questo, e un altro Delcatty. Mamma mia, Delcatty e Tivol escono sempre. Ma tu sei buono, eh. Tu sei veramente, veramente buono. Abbiamo trovato una sola full art, che è Salamence, escludendo ovviamente gli allenatori full art, quello sì. E ci manca ancora da trovare Charizard V ed Eternatus V. Cioè, è incredibile che non siano usciti. Cioè, è assurdo. Golett e Escavalier. Cioè, ma vi rendete conto? Due carte così semplici che non escono in 140 bustine. Cioè, veramente fuori di testa, ragazzi. Vabbè, che ci volete fare? Ancora due carte così. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, lasciate questo pollicione all'insù, perché comunque per portarvi questi pack opening sto investendo tanti tanti soldi, perché non è che a me le carte che vi porto qui da spacchettare me le regali, no? Ok che ho lo store, ma ve l'avevo detto, aperto lo store, investo in spacchettamenti, perché comunque mi rilassano anche a me, mi piace comunque farli, piacciono tanto anche a voi, quindi fa niente, però il vostro supporto ci deve essere, lasciate questo like, tanto non vi costa nulla e aiutate il video. Decidueye Reverse e Ampharos, carino anche Reverse, questo ancora non l'avevamo trovato, bello, top, olè, ancora niente, solo Holo e Reverse, codice 1, 2, 3, 4, 1, 2. Direttamente alla fine, ultime due carte, ormai ci ho preso gusto. Ampharos Reverse, non l'avevamo ancora trovato così. E
un Swan. Che poi queste carte reverse così sono le più difficili da trovare, no? Perché c'è un pool ancora più basso rispetto a le V. Certe reverse sono veramente fuori di testa. Codicino sempre per voi. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ma andiamo sempre alle ultime due, ragazzi. Vediamo un po' cosa c'è. Abbiamo un altro desiderio reverse. Avevo appena detto che erano difficili. Oh! No! Bello! Bellissimo! Cioè, mi state dicendo che ho completato le Ultra Shiny Gold? Completate? Tutte e due? Bella! E pensare che in Spada e Scudo non ho trovato né Zazia né Zamazenta. E in Fragore Ribelle non ho trovato Frosmoth. Ho trovato soltanto quel dannatissimo Berserker. Ma tu sei buono, eh. Tu sì che sei buono, Qualossal. Bello de papà. Mamma mia. Sculo Federic, ragazzi. Sculo Federic. L'inimitabile, l'inimitabile. Bellissimo. Ma che cosa sta succedendo, signori? Che cosa sta succedendo con questa espansione? Eh? Tre gold? Tre gol in due spacchettamenti? Tre gold in due spacchettamenti? Ma Federic, cioè, ti stai superando. Cioè, basta sculare, Federic. Basta. Secche. Signori, non pensavo di dirlo, ma abbiamo completato le Ultra Shiny Gold di Pokémon Fiamme Oscure. Incredibile. Codicino tutto per voi, gustatevelo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Andiamo sempre alle ultime due, così siamo più veloci. Abbiamo Dattrix e questo Digesbre, mamma mia. Comunque, il Federic Store ha mandato ad alcuni influencer dei pacchi con all'interno Fiamme Oscure. Non so se siete capitati sui canali di questi personaggi di cui non faccio il nome perché sennò ottereste tutti dei codici sconto incredibili. Quindi dovete un po' andare a cercare nel web. Ma in questi giorni stanno spacchettando e tra l'altro vi stanno consegnando alcuni codici sconto per il Federic Store. Non sta a me consegnarveli. Quindi magari nei commenti, leggendo, qualcuno potrebbe fare qualche spoiler su come ottenere codici sconto aggiuntivi. Meranni, Clink, Dunsparce, Jigglypuff, Deino, Energia Fuoco, Fumogeno, Simisage, Clank, Fossile Raro Reverse e Talonflame. E non mi basta più. Queste fiamme oscure non mi bastano più, non mi bastano più. Ok, basta la hit, la fa Baby Kane, la fa Federic. Andiamo alla fine, magari altra gold facendo così. Abbiamo questo Snubbull Reverse e questo Gotytail. Doppia psico per noi, ma facciamo così. Figata il Colossal, eh. Tra l'altro il Colossal dobbiamo ancora trovarlo in versione B. Ancora non c'è uscito. Lyron in questa grotta e Staraptor. Altra busta per noi. Codice per voi. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ricordo che potete anche preordinare Futuri Campioni, l'espansione che uscirà a settembre, che introduce le carte Amazing. Scusate ragazzi se molte volte ripeto le cose, ma un sacco di utenti nuovi in questo periodo si stanno iscrivendo al canale e tante persone magari non hanno visto i video precedenti, quindi lo ricordo. Codice? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, ma queste V dove cavolo sono? Non si trova niente? Dattrix, quest'artwork che mi piace un casino, e Tyranitar, Holo. Top, questo mi mancava, l'avevamo trovato solo reverse. Bello! 140 bustine, un Tyranitar Holo. Finire questi set sta diventando sempre più difficile, sapete? 1, 2, 3, 4, 1, 2. È proprio un fattore di pull, no? Anche se ci fanno trovare più carte, non è detto che completiamo i set, perché aumenta il pool delle carte, ma le carte stesse sono sempre di più. E quindi cosa cambia? Beh, ci sono le hyper, ragazzi, che sono impossibili da trovare. Cioè, io 140 bustine. Questo mi mancava. Che figata quest'artwork, con vigore e pestone gigatonico. Stavo dicendo, io in 140 bustine un hyper non l'ho trovata. 140 bustine non ho trovato un hyper. Almeno quando compravi box da 36 bustine, lì era quasi assicurata, no? Ma ora, signori, cioè, è impressionante, eh? Non trovare un hyper in 140 bustine. E uno come lo completa il set? Voglio dire, senza scambi è praticamente impossibile, no? Perché le hyper quante sono? 6-7. Se uno deve mettersi a trovare 7 hyper, più gli allenatori, perché gli allenatori si possono trovare anche hyper adesso, cioè uno impazzisce.
No, ma uno non ce la fa matematicamente parlando? Cioè, dovrebbe aprire praticamente quante bustine? 1000? E quanti possono permettersi di aprire 1000 bustine? Quindi, cioè, completare questi set è un valore aggiunto incredibile. Cioè, dire io ho completato il set di Fiamme Oscure è quasi un onore. Perché tra tutte le reverse, le hype, le V full art, le V max, cioè, non ne esci più, Più tutte le gold. Quindi l'unica è o comprare le carte singole o scambiare. E non sempre è facile scambiare, no? Quindi, boh, diventerà sempre più un'impresa completare questi set. Acquisteranno sicuramente un enorme valore col tempo. Ragazzi, manca una quindicina di bustine, ma oh, non c'è niente. Cioè, ho trovato soltanto la gold. Questa cosa mette paura. Bello Ariados Reverse e Ampharos. Wow. Vi giuro, questa cosa mi sta un po' spaventando. Cioè, è assurdo che non si trovino carte in 36 bustine. Tauros Reverse e Butterfree. Ma l'abbiamo già trovato questa. Doppio. Penso che sia la V che vale di meno. E vabbè, dai. Qua questa Hyper la vorrei troppo. Questa Hyper è un po' che la sto cercando, ma non esce, Non c'è niente da fa. Ah, che palle. Aktovish e... Io non parlo, basta, sto zitto, basta. Colossal, vai via, Mettiamo i Butterfree perché vogliono entrare loro in scena, io non ho parole. Butterfree is the new Ninetales di Alola. Succede, a volte c'è bisogno del polso du... Ma ho trovato 3 V di fila, cioè questo è un altro Butterfree. Se era un altro Butterfree, giuro che chiudevo il video. No, potevo tranquillamente chiudere il video. Slowblue di Galar è una delle V che mi piace di più di questo set. È figa, veramente figa. Stavo appena dicendo che non trovavo V, ne ho trovate 3 di fila. Ma. Codice. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Io non ho parole. Cioè, quando dico che non trovo le cose, ne trovo pure troppe. Vabbè. Allora dovrei dirlo. Ma, signore mio, non trovo mai niente. Ma com'è possibile questa cosa? Tutta la fine. Energia buio, Godorita, Vibrava, distintivo turbo, Mister Ra. Stavo dicendo che non trovavo nulla, che ero disperato, disperatissimo. VMAX, e poteva essere Charizard, detto tutto. A mio parere questa VMAX è la più bella del set, senza ombra di dubbio. È bellissima, poi con questi colori. Scizor è un gran Pokémon. Tanta roba, tanta roba. Ho iniziato a dire che non trovavo più niente e ho iniziato a trovare il mondo. Va bene, a parte i Butterfree. Vai, ancora. Altra V? Non è possibile, cioè, non è possibile, stanno... Ma stanno tutte qui! Tutte nel fondo! Ma che sta succedendo? Ma almeno dammi le buone ste V, ste da Stankfish e Butterfree. Maledetto. Vabbè, dai, accontentiamoci. V, ancora, altra V, vero? Vero? Per forza, stanno tutte qua, stanno tutte nel fondo. Abbiamo Kufant e, vabbè, il Pokémon innominabile. Questa situazione ci sta un po' sfuggendo di mano, Dai, un Hyper me la devi dare. 140 bustine, non è possibile non avere un Hyper. Ma non è proprio possibile. Karrablast, Reverse e Mach. Ultime 6 bustine. Ultime 6. Per provare a trovare una sola Hyper. Che vabbè, comunque, voglio dire, ho trovato 3 gold. Cioè, 2 Ultra Shiny Gold più una gold, quindi... Non è andata poi così male, no? Un altro Charizard... Sarebbe male. Dai. Distintivo Turbo. Implant. Bello! Questo mi mancava! Top! Una VMAX che ci mancava! Ma che figata Butterfree VMAX! Bello! Beh, questo mi piace. Questo tanta roba, Mamma mia! Che colori! Che bello! Mi manca solo Salamence! Salamence VMAX e poi ho finito le VMAX di questo set. Buono così. Ok, dai, hyper, please! Ultime 2, come sempre. Tapu Koko Reverse, che avevamo già trovato Holo. E Hippodont. Siamo a quota 2 VMAX, 4 V e un Ultra Shiny Gold. Adesso, per farmi contento, mi dovresti dare un allenatore.
e l'hyper assolutamente, perché cioè ditemi se solo io ho problemi a non trovare le hyper oppure voi le avete già trovate tutte, perché nel metal non è possibile che io non trovo le hyper, cioè sono carte più rare delle gold, cioè 3 gold 0 hyper. Lasciate questo mi piace, magari se lasciate mi piace adesso potrei trovare una gold, no? Bounsweet e altro Stankfish. Ma basta! Stankfish e Butterfree, ma che orrore! Che schifo! Cioè le V più brutte mi sta dando. Ti faccio notare, Seth, che mi manca ancora il Charizard V e l'Eternatus V. C'è 140 bustine, manco una V di Charizard e di Eternatus. Ma quanto sono rare. E Dracovish, anche questo non l'avevamo trovato holo, mi pare. Cioè io voglio dire, ma quanto è difficile trovare il Charizard V Max e Charizard V? Se io non avessi avuto l'Elite Trainer, cioè nei blister non l'avrei ancora trovato, eh. Ma veramente, cioè è rarissimo. Bah, ultima bustina, ragazzi, andiamo direttamente al sodo, perché oggi veramente non è giornata. Skitty e Mac. Vabbè, lasciamo stare, va? Le V più brutte le ho trovate tutte, eh. Mamma mia che pull orrendo. Queste due però ci piacciono parecchio, sapete, tanta roba. E poi, vabbè, il plus ultra, eccolo qua, Colossal, che ci piace assai. Tanto ci piace. Allenatori, ho spacchettato a dirotto, non mi sono mai fermato, abbiamo aperto 140 bustine, ma adesso tocca a voi. Lasciate un mi piace se volete altre 60 bustine, arriviamo a 200 per trovare questo Eternatus B-Max Hyper, mi stai facendo dannare. Mi è andata troppo di fortuna con il Charizard, penso che non avrò mai più culo da qui ai prossimi 3 anni. E noi ci vediamo al prossimo video, e dai, speriamo che prima o poi salti fuori questo Eternatus. Perché ci conto. Ciao allenatori, e passate in descrizione nel Fredrick Store. Ciao!